Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi vi faccio vedere come mi sto facendo l'insalata di quinoa e pollo. Allora, qui dentro, non so se riuscite a vederlo, c'è la quinoa che andrà lavata bene 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 e la metterò con un filino di sale a cucinare per 15-20 minuti. Sul canale c'è già come ho lavato la quinoa. Questa si sciacqua abbondantemente fino a che l'acqua risulta trasparente. Ovviamente il pollo arrostito, questo mi è avanzato da ieri, però voi lo dovete arrostire. Zucchine e carote con un po' di cipolla, queste le ho già tagliate così a pezzettini e li metterò in padella con un filo d'olio. E adesso vado a lavare la quinoa. Ho deciso che ve lo faccio vedere. Fate così, così potete vedere se esce ancora acqua bianca. Deve uscire trasparente. Prendo la quinoa che si è attaccata qui al colino, riempio questo, diciamo, lo sto facendo nel bollilatte, però non è importanza, l'importante è cucina, perché non ho un'altra pentola piccola. Adesso non vi fate prendere dallo sconforto perché la quinoa si attacca dappertutto. Allora, l'acqua va il doppio. Io l'ho fatta ad occhio, come sapete, amo le cose ad occhio e la porto sul fuoco. E adesso veniamo alle verdurine che ci andrò a mettere dentro. Un po' di olio. La cipolla che avevo già aperto l'altro giorno e l'ho lasciata in frigorifero.
e faccio rosolare un pochino la cipolla. Metto questi qui, le zucchine con due carote sono, è una zucchina solamente. Un po' di sale. Non si voleva staccare la cipolla. Do una mescolata alla mia quinoa. Vado a prendere il coperchio e chiudo. Abbasso la fiamma e ci vediamo tra un po'. Allora, vi abbasso. Ecco la quinoa appena scolata. Quando si forma come una specie di vermicello, la quinoa è pronta, sgocciolata. Ho tagliato il petto di pollo, questo è un 150 grammi già arrostito da ieri, che poi non ho mangiato, e l'ho fatto così a pezzi così piccoli. E ce lo vado a mettere dentro. Ci metto anche le verdurine che ho fatto cucinare. Mescolo tutto bene e ho anche preso due olive. Queste sono giusto 6 o 7 olive che ho tagliato a pezzettini perché avevano il nocciolo e adesso li vado a mettere insieme. Daranno un tocco un po' diverso. Faccio raffreddare, poi voi se volete potete mettere il piccante, un po' di peperoncino, io lo lascerò così perché mi piace di più. E questa è la mia insalata di quinoa e pollo. Che ne dite? Vi può piacere? Se vi piace questa ricetta mettetemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, mi raccomando. Supportatemi, mi raccomando. Tanto è gratis, non è che succede niente se voi fate clic. Iscrivetevi al secondo canale se volete farvi due risatine, attivando anche lì la campanellina. Noi ci vediamo nella prossima ricettina. Ciao ciao! La condizione di legittimo naturale adottivo si ferma qui. Non si può ritenere come fatto. Da ultimo, per esempio, il Tribunale minorenni di Bologna ha creduto che ci sia un'abrogazione tacita Buonissimo. dell'articolo 55. Non esiste da noi l'articolo 55 della legge 184.
richiesta di revoca dell'adozione in caso